Buonasera, signor Christopher. Buonasera. Come sta? Io molto bene, devo dire, molto bene. Anche mia moglie Martina, grazie. Sì, la saluta. Senta, intanto io la ringrazio tantissimo per il gradevolissimo tour che abbiamo fatto all'interno del suo centro commerciale. Pensare, beh, i negozi, sa che cosa mi ha colpito? I negozi che praticamente spaziano a livello di brand, sì, mi ha colpito molto. Signor Christopher, qui si sbaglia, no, per esempio Yves Saint Laurent, Coco Chanel, e c'era un altro brand importante, sa, io non sono abituato a questi nomi e quindi non me li posso ricordare, anche perché non acquisto. Sì, quello che mi ha colpito all'interno di questo centro commerciale è proprio come si potesse passare da un piano all'altro. Lei l'ha strutturato proprio bene, nel senso che in un piano ci sono questi brand importanti, famosi. Louis Vuitton, ecco. Louis Vuitton è un altro nome che mi viene in mente, quindi un piano realizzato tutto per, diciamo, il lusso. È un altro piano per l'utente medio, quindi Bada, Benetton, e sì, altri brand un pochettino meno importanti, tra virgolette, se vogliamo definirli così. Anche Martina è rimasta entusiasta, ma Martina per la parte, per il primo piano ovviamente. Sì, mi ricordo questo in particolare. A parte tutta la parte moderna, tecnologica di questo centro. Beh, lei ormai è un personaggio importante. Tra l'altro un centro commerciale piuttosto rinomato nel nord Italia. Sì. Senta, le volevo fare una domanda. Ovviamente, se mi può rispondere. Adesso lei lavora da Bada in corso 22 marzo a Milano e in questo periodo non sta lavorando, ci siamo capiti, no, il motivo lo sappiamo, lo conosciamo tutti, e questa ragazza mi ha detto però io lavoro da Bada, adesso siamo chiusi, ma quanto mi piacerebbe essere come Chiara Ferragni. Quanto mi piacerebbe essere come Chiara Ferragni. Signor Christopher, io sono rimasto lì un po' così. Mia moglie stava girando il riso e si è fermata un attimino perché... Sì, beh, è perché ci siamo chiesti... Allora, signor Christopher, questa ragazza lavora, ha una macchina...
ha un figlio, ha una casa, praticamente ha tutto ciò che le consente per vivere degnamente. E io mi sono chiesto perché questa domanda, questo sogno, se vogliamo definirlo così, questo sogno nel cassetto, quanto mi piacerebbe essere come Chiara Ferragni. Se bisogna studiare ancora, ha un costo, quindi faceva l'operaio, signor Christopher. Se mi posso permettere, faceva l'operaio dove? Faceva l'operaio all'Alfa Romeo di Arese. Faceva l'operaio all'Alfa Romeo. E in che cosa si è laureato poi alla fine? Economia e commercio. Lo sa che ho sempre avuto molta stima di lei. E quindi vabbè, ha fatto diversi lavori, poi ha investito piano piano insieme ad altre persone è riuscito a creare questa. Sì, ma lei, voglio dire, mi faccia capire. Lei praticamente è il fondatore di questo centro commerciale e adesso mi dice che ne vuole aprire altri. Cioè, ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la visita, vorrebbe aprirne un altro. Ma lei, è il maggior azionista, quindi. Adesso io non voglio entrare in particolari, in dettagli, però vorrei capire come si sente una persona come lei arrivata a questi livelli e perché.
ragazza mi ha chiesto quanto sarebbe bello essere come Chiara Ferragni. Sa che cosa mi ha detto? Che nella vita ci vuole una botta di fortuna. Nella vita ci vuole una botta di fortuna. Lei è d'accordo con questa affermazione oppure no? Quindi mi sta dicendo che è d'accordo che nella vita ci vuole un po' di fortuna. Però anche tanto impegno. Secondo lei è una persona sola. Sì, lo so che è separata, ha un figlio. Sì, ho visto Instagram, fa parecchi selfie suoi e... sì, fotografie di lei e dove alle sue spalle si vede il negozio. Quindi penso che sia molto attaccata al suo lavoro. Sa che quello che mi sta dicendo lo penso anch'io. Io penso questo. Sa che sono sempre stato sincero e spontaneo con lei. Questo lo sa. Io penso questo perché adesso mi sta un po'. Ho sentito la sua risposta e le dico la mia. Io penso che abbiamo perso la gratitudine. Io prima le ho fatto una domanda: come si sente lei? Arrivato, contento, felice? Va bene, allora le dico la mia. Secondo me noi abbiamo perso la gratitudine per le piccole cose, per quelle piccole cose che poi alla fine sono grandi cose, sono cose veramente grandi. Oggi avere un lavoro, una macchina, una famiglia, una casa e essere, non dico benestanti, però insomma, fortunati. Ecco, io le ho detto la mia, ma lei come si sente? Lei è una persona importante, insomma, voglio dire. Questa domanda, questa risposta è fantastica, signor Christopher, questa risposta è meravigliosa. Questa risposta è letteralmente meravigliosa. Non me l'aspettavo da lei, anzi, me lo sarei anche potuto aspettare. C'è sempre un però. Lei vuole costruire, ampliare, perché così potrà dare lavoro ad altre persone. Sa che non ho mai sentito un imprenditore parlare in questo modo, ma non l'ho mai sentito davvero, davvero, e non l'ho mai sentito. Lei costruisce per dare lavoro.
sbagliate perché lei viene dalla povertà. Signor Christopher, quando con 30.000 lire si faceva il pieno alla macchina, o quasi. Io penso che queste cose non se le ricordi nessuno, o se le ricordino molto, davvero in pochi. Sì. Ci ha fatto un po' paura questa cosa.
avessimo figli, ma perché non ce la sentiamo, perché stiamo bene così. Quindi siamo due persone normali, umili. Passo con piacere. A che cosa le serve? Perché lo sto toccando. Stavo domandando che consiglio darebbe a chi voglia, a un giovane oggi che voglia lavorare per conto suo, che voglia intraprendere un'attività, dato che lei è diventato, insomma, si è costruito con le sue forze. Sì, certo, anche con l'aiuto degli altri, ma principalmente, sostanzialmente con le sue forze. Quindi io vorrei sapere da lei che consiglio darebbe a un giovane che voglia lavorare in proprio oggi, nel 2020? Innanzitutto credere in se stesso. Non è facile, lo sa. Innanzitutto credere in se stessi. Avere tanta voglia, tanta forza di volontà e avere tanta voglia di studiare, apprendere, conoscere e non avere paura di sporcarsi le mani. Ma perché mi dice questo? Perché se vuoi arrivare, devi prima sporcarti le mani. Altrimenti non saprai mai il valore di ciò che hai avuto, che hai e che avrai. Signor Christopher, io per questo l'ammiro. Per questo l'ammiro, perché mi ha sempre insegnato qualcosa, lei. Ha veramente tanto da insegnare anche al prossimo. Sì. E quello che mi ha colpito è stato la voglia di poter costruire per donare agli altri. Glielo ripeto. Non l'ho mai sentita. Anche io ho un paio di dipendenti. Andiamo d'accordissimo, come se fossimo fratelli. Sì, sono due ragazzi bravissimi, bravissimi, con tanta voglia di fare. Sì, uno di loro probabilmente un giorno se ne andrà. Molto probabilmente un giorno uno di loro se ne andrà perché vuole mettersi in proprio. Sta imparando bene il mestiere, come si suol dire. Signor Christopher, è un piacere. Qualsiasi cosa lei abbia bisogno. Esattamente. Qualsiasi cosa lei abbia bisogno. Non si preoccupi, mi chiami in qualsiasi ora del giorno e della notte. Mi
mio cellulare è sempre spento, chiaro, se dormendo magari non rispondo. Sa che io non lecco il sederà nessuno. È soltanto perché lei è una brava persona e come io sto aiutando quei due ragazzi che lavorano con me, perché siamo un qualcosa di unico, un qualcosa di inseparabile. Esattamente. Lo stiamo diventando anche io e lei e quindi, come le ripeto, se ha bisogno di qualsiasi cosa, ma anche soltanto una semplice chiacchierata, nel limite delle nostre possibilità, del tempo che abbiamo a disposizione, non si preoccupi. Io ci sono. Certo. Certo, signor Christopher. Io per lei ci sono. Come ci sono anche per una cerchia ristretta di amici che ho. Una cerchia ristretta perché oggi come oggi la parola amico è una parola importante e pesante come la parola amore. Amicizia e amore sono due parole che hanno un certo peso e un certo valore, ma noi stiamo perdendo un po' questa cognizione di valori. Esattamente, esattamente. D'accordo, signor Christopher, io la saluto. Ah, ci ritroveremo sicuramente. Senta, se lei a Natale ha un po' di tempo, magari ci troviamo o a casa mia o a casa sua. Lo so che cosa ha detto il governo, lo so che cosa dice. Ma il governo, lo Stato, non sa tante cose e poi dà soltanto consigli e consigliato non aggregarsi, eccetera. Ma noi non ci mettiamo alla nostra età a fare baldoria, o sbaglio. È una cena di Natale con quattro candele accese e un alberello dietro di noi. Una cena molto intima, molto semplice. Come noi, persone semplici del resto. D'accordo? Sì, persone semplici, ma che abbiamo visto tante cose. Abbiamo visto tante cose. D'accordo? D'accordo, signor Christopher, io la saluto. La ringrazio per questa piacevole chiacchierata. E ci sentiamo presto, mi raccomando. Certo, anche io se dovessi aver bisogno di qualcosa, anche solo di confidarmi perché sono un po' giù, non esiterò a chiamarla o a mandarle un semplice messaggino tramite WhatsApp. Questa tecnologia. Ciao. Va bene. Arrivederci. E a questo punto buonanotte. Arrivederci, signor Christopher. Arrivederci.